Il Follonica Gavorano gioca bene alla sua maniera, ma soffre fino al 95esimo per condurre in porto il successo sul Monte Spaccato, tanto che mister Marco Bonura si fa espellere per proteste dall'arbitro a tempo ormai scaduto, lamentando l'ampiezza eccessiva del recupero. Ma riavvolgiamo il nastro e cominciamo dall'inizio. Squadre in campo entrambe con il 4-3-3 e primo tempo in cui la squadra di casa si lascia preferire. Sblocca il risultato Liurni di sinistro al 7° minuto. E dal 16esimo il nuovo acquisto del Follonica Gavorrano per poco non concede il bis. In qualche modo questa volta si salva in calcio d'angolo il Monte Spaccato. Al 37esimo è lo stesso Liurni a suggerire per Arduini, ma quest'ultimo manca per un soffio la deviazione vincente sotto misura. Il Follonica Gavorrano sembra in controllo totale del match, ma alla prima vera sortita offensiva il Monte Spaccato punge e pareggia i conti. La rete nel primo minuto di recupero della prima frazione porta la firma di Rossi. 1-1 e squadre prestamente destinate agli spogliatoi. Si torna in campo e nei primissimi minuti della ripresa il Follonica Gavorrano pare accusare il contraccolpo psicologico. Al 58esimo il solito Liurni ha una buona chance, ma cerca la potenza più che la precisione ed il tiro non ha fortuna. Quella precisione che trova invece in maniera millimetrica per il Follonica Gavorrano Giustarini 2 minuti dopo. Il 2-1 per la squadra di casa è cosa fatta. Al 65esimo lo stesso Giustarini prova il bis in acrobazia, ma questa volta il colpo ad effetto non riesce. Comincia la girandola delle sostituzioni da una parte e dall'altra. Il nuovo entrato Putti ci prova per il Monte Spaccato dal limite dell'area quando scocca il 70esimo. Si giunge così al gran finale. All'87esimo Coccia, su assist di Silla Fodè, va vicino al terzo gol per il Follonica Gavorrano. Poi nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Andrea Zambetti di Lovere, un calcio di punizione in favore della squadra ospite per poco non porta al gol del clamoroso pareggio. La palla si stampa sul palo, arriva il triplice fischio finale, poi giunge anche il cartellino rosso per mister Bonura. Il risultato, quello, non cambia. 2-1 per il Follonica Gavorrano.